Amici, dopo aver imprecato in 30 modi diversi per la signora degli specchi, qui mi dice che c'è ancora altro, ma non è vero, non è fisicamente possibile. Scendiamo giù e andiamo da questa parte. E siamo qui, no. Ah, devo camminare, basta. C'ha ragione lui. Interagisci. Aspetta, nota del conundrum. Falla saltare in aria. No, non è sufficiente. Devo fare di più. Devo essere più veloce. È essenziale. Sì, è essenziale chiudere l'intera casa a chiave se necessario. Perché cos'è una casa senza le sue serrature? Un miserabile guscio, un bersaglio alla mercé di chiunque cerchi di invadere il suo Sancta Sanctorum. E così mi trovo costretto, anzi indotto, a mettere in sicurezza e chiudere a chiave le stanze della mia casa. Stanca la webcam? No. Il mio cervello sì, però. Mary dovrà aumentare i suoi sforzi. Non c'è tempo per l'autocompiacimento. AVB. Non mi occuperò dell'ultima serratura, perché il tempo a mia disposizione è prezioso e limitato. Mary ha accesso al suo giardino, questo però dovrebbe bastarle. Lì potrà trascorrere il tempo in maniera piacevole. Cioè. Ok. No, via. No. Bene. Esponavo su, esatto. Merda. Se vado qui. Grandioso. Sì, io ci accederei anche, però non posso. Quindi la vedo complicata. Mio Dio, mille marcatori. Senti, aspetta, montaggio viaggio rapido. Ah, lì non posso andare. Qui non accade niente. Cioè lì non c'è nulla. Andiamo. Andiamo allora di qua. Allora andiamo di qua. Questa cosa dei viaggi rapidi, ammetto, mi piace. È parecchio comoda. Ok, sì. Ora che abbiamo il, tra virgolettissime, doppio salto, vediamo qui giù cosa ci offre il gioco. Ok. Tipo lì. Abbraccio materno. Resentment and fear. He survived her abuse and wears it like a badge of honor. There is true strength in that. Cleansed by suffering. L'essenza della vita dimora nella profondità di questo grezzo medaglione. Se qualcuno è abbastanza sciocco da raggiungerla, potrebbe persino giustificarne il prezzo. Va a sentire meglio e posso resistere di più. Apprendi di più sul passato di tuo padre e il piano è quello. Ma non c'è altro qui su, cioè. Perché la mappa me la dà in quella maniera? Vabbè. Ok. Qui non c'era nulla, è vero. Cioè, meglio era chiuso, non c'era nulla.
Lì c'è qualcosa. Aspetta, però. Qui? Ah, altri cosi. Va bene. Merda santa. Incurati. Ok. No, non ci arriva. Qui? Sì. Ok. Pettine ornamentale. Cos'è? An ungifted gift. A bundle of hopes and wishes never fulfilled. A symbol of cowardice and hesitation. Un pettine ornamentale modellato dall'osso iliaco di un essere umano. Beh, un manufatto magico primordiale tipico delle tribù africane. Sarebbe stato un regalo meraviglioso, non è mai arrivato al destinatario. Poi boh. Ok, ora abbiamo una porta. E proviamo a scendere qui giù. Cioè, ad andare da questo lato. Madonna, quanti cazzo siete? Ok. Bene. Te agiamo. Non so cos'altro ci possa essere. Cioè non so cosa io ci possa fare un po' di roba lì. Allora. Qui non c'è altro. Ma qui forse. Che vuol dire? Quanti inchiostro? Vabbè, ne ho. Cioè, senti. Ne ho due. Non è che. Ne ho due. Avessi avuto 40 ancora stava cadendo il controllo, ma per due vaffanculo. Ok, ora di qua. Sì. Poi qui giù. No. Poi qui. So many forms to fill out. The order really doesn't want first circle members to have children. Gifted children. They don't care about the rest. Una serie di foglie che tutti i membri del primo girone sono tenuti a riempire prima di poter richiedere il permesso di avere dei figli in una base alla politica, in base alla, non so perché ho letto in una base, in base alla politica di pianificazione familiare. Mio padre era spaventato da questi fogli, era terrorizzato dall'intero processo. Stava cercando di nascondere qualcosa sia all'ordine che alla sua stessa moglie, frammenti di un passato che credeva di essersi lasciato alle spalle e invece... Grande. Che dire? Scendiamo giù.
più giù, arriviamo alla fine di questo percorsino. Ok. Va bene. No, non ti ho detto di fare quello però. Cazzo, è quella roba lì. Lo sanno gli sviluppatori che non basta mettere dei tentacoli per dire si è ispirato all'orca o questa cosa si è di stampo Lovecraftiano. Cioè, ne sono effettivamente consapevoli. Non serve. Bella lì. Ci ho messo un po', ma ce l'ho fatta. Male Head of a avvizzito. sinner or that of a saint, if there's any difference. An old-fashioned relic, but still powerful. Essere una mano mozzata ha un aspetto incredibilmente vivo. I dettagli specifici e le origini della reliquia variano a seconda della storia e delle culture, ma è generalmente considerata un potente e nefasto simbolo legato alle arti oscure e alle forze del male. Mi permette di utilizzare più frequentemente le abilità del mio compagno. Ah! Quindi serviva questo? Va bene. No, ci sta, credo sia una cosa buona, però. Non so più dove andare, cerca di dover esplorare un po' a cazzo. Ok. Torniamo lì. Va bene. Qui giù, tipo. No, non ci arriva proprio. Bella lì. Ok. Sei uno stronzo, no. Non ci posso ancora arrivare. Vabbè, cioè, hai capito che... cadi da solo, cioè non si aggrappa e cade, si aggrappa e cade. Mi do fuoco, mi do ufficialmente fuoco. Ok, dove sono io? Ho tagliato per quello. Non ho ancora questo potere. Andiamo qui. Con calma. Non c'è fretta. Quite the catch, kid, huh? A truly stunning creature. Out of this world, one might say. Va bene. Feel free to browse my wares. Non so cosa io abbia fatto, facciamo che ora aumentiamo la qualità. I've got what I needed. Till next time. Ok.
Quindi a cosa serve? Boh, andiamo a cercare la donna. Ha detto che deve farsi una doccia, quindi non mi ricordo dove è il bagno. Magari qui? No. Come in, dear. Ma'am? Oh, you're here already. I had a chat with that lovely young girl. Non sento un cazzo. Non sento. Grazie per questa informazione qui. Ne sono. Non so, sono felice di averla. No, non ho ancora niente. What? How? Cosa? Just a trick. Ah, cazzo, non l'ho visto. Aumentare il volume. You'll be my canvas. I believe you have what I need to make you stronger. Take a seat. Ok. Ok. This one. Good choice. Damn, it hurts. But I feel like I want more. Okay. Va bene. Good choice, my dear. Ogni volta devo risentirmi tutto ad un lato. Sì. Bene, direi che ci fermiamo qui. Ok. Don't keep me waiting. So intense. Her aura is addictive. Thank you, my dear. Ok. Tatuaggi, va bene. Non so ancora il simbolo. Oh no, aspetta. Questa potrebbe... Questo potrebbe essere il... Quello, no? Anche che se no, onestamente, mi sono già bloccato. Quindi... No? Ah, perché questo è il contrario. Benissimo. Ora, fatemi un attimo sistemare le... Cioè, il... Ma no. Teniamo l'audio, per forza. Al massimo! Che vuol dire al massimo? Carrozzino. Both hope.
resignation, canceling each other out to the brink of obsolescence. Ok. Che cosa abbiamo? Mandragora. Un ingrediente alchimico molto raro e potente. Deve essersi dilettata molto con l'alchimista. Questo significa che avranno entrambi capaci alchimisti. Che fossero membri del primo girone? Giardino. Scendiamo. Forziere del giardino. Ok. Devo metterne ancora 4. È ancora 4, sì. 2. Fingers and heart, blue with cold. Mind and spine, crippled from frostbite. None should die this way. This looks bad. You okay, kid? Yeah. I know she's not my mother, but still, I feel guilty about feeling nothing. I know a thing or two on how to untie such knots. Go grab some linen. I'll help you. Prima di tutto, statua. Servono molte chiavi. Va bene, delle lenzuola dalla camera da letto. Ok. Questo video lo chiamerò l'impiccata. Mi sembrerà un buon titolo. Non è questa la camera da letto. Ok. Ok. Beh, scendiamo. Saltelliamo. Saltelliamo a 8 metri di altezza. Salve! You need to be careful. Moving the body before entering might have screwed something. Cioè, che piano? Che cazzo è diventato? Crash Bandicoot. Cristo. Cioè, con calma. No, vedi. Vabbè, tanto lì ormai ci siamo... No, vabbè. No. Ok. Sta laggando pure.
cazzo, cioè devo assolutamente abbassare il volume. Qui dentro è devastante. Dove sono? Ma che cazzo? Devo rifarmi tutta quella roba lì. Davvero? Padre, bevi. Bene. No, ma è allucinante. Cioè, non so come... come fare. Non ne ho la benché minima idea. Cioè, nel senso, è... perché quella sezione platformica lì? Cioè, non... no. Cazzo. That was horrifying. Exciting. Vaffanculo. Bene, cosa è successo? Abbiamo finito i codici di nostro padre? Credo di sì. Cioè, meglio per ora, non lo so. Mi turba la struttura di questo gioco. Mi turba veramente tanto. Vabbè, ti prego. Perché queste scivolate del cazzo? Cristo. Qui? Chiuso. Questa roba cos'è? È la porta a cogare. Vabbè. Ok. Ok. Bene. I membri fondatori del primo girone, famiglia von Bottmer inclusa. Prima di allora i cultisti e i maghi, gli illusionisti e gli sciamani, gli alchimisti e le streghe non avevano una rappresentanza unica né mezzi per difendersi dall'ordine. Questa è stata... no, è terribile, effettivamente io ho seduto così. Comunque, questa è stata la prima occorrenza storica di cui si ha traccia che mostri un'alleanza di questi gruppi. Uno dei primi, come sostengo, a scoprire una dimensione alternativa che ancora oggi l'ordine ritiene essere l'inferno. I membri fondatori la chiamavano Limbo il primo dei 9 giorni. Ok. Vedi che... ok. Sto cercando di... comprendere alcune cose del combat system. Ovviamente sto cercando di comprenderle senza risultati, manco a dirlo. Ok, merda. Ok, okay. Ah, me ne qui 2 alla volta, grande. Fissa inchiostro. Tipo che dimmi che non l'hai preso. Ok, ho tipo perché ho premuto quadrato completamente a caso e anche abbastanza per sbaglio. Quindi. Cos'è? Canarino morto. Se questo non è un sogno. Se questo non è un segno, sono nella miniera di carbone sbagliata. Che cazzo?
Non chiedo. Ok. Chiave del conundum. Un'altra chiave con un simbolo, ma questa volta gli intarsi sono più complessi. Pesante come il piombo e irradia energia occulta. Quanto ne posso sapere, potrebbe trattarsi di un artefatto molto potente. Probabilmente è così. Nota del conundum 2. Qualcosa, ok. Siamo l'antico sistema cistercense. Non so bene gli accenti. Scrive i numeri di 4 cifre in un unico simbolo. Tuttavia, Von Botman lo utilizzava per altri scopi. Per il momento ho optato per il sistema cistercense. È abbastanza chiaro per lei da poterlo impostare sulla macchia del conundum, e comunque non ho il tempo di inventarne uno mio. Sarà necessario in futuro, ma ora non posso permettermi ulteriori contrattempi. Ora o mai più. Devo sconfiggere l'enigma, altrimenti sarà la fine. La mia opinione iniziale sul progetto potrebbe non essere stata del tutto corretta. C'è molto di più che Von Botmer se ne sia reso conto o meno. Quello che non comprendo, però, è il perché abbia dovuto sparpagliare quei dannati picapi per tutta la casa. Dappertutto. Mi fa impazzire. Come se non avessi già abbastanza cose da fare, sono d'accordo. Forse dovrei ricorrere al consiglio di Sigmund e iniziare a scrivere un diario per calmare i nervi. Ti dirò, potrebbe aiutare. Ok. No, io impazzisco, amici, a seconda di quello che bisogna fare con quella roba lì. Quindi direi che ci vediamo nella prossima parte.